Un autobus e un mezzo pesante si incrociano su una strada stretta e a doppio senso. Risultato, il blocco totale del traffico. Succede in via Archimede, a Sperone. Negli orari di punta che coincidono con l'uscita dei bambini da scuola, il villaggio diventa una trappola. A denunciarlo ancora una volta è il consigliere della sesta circoscrizione, Massimo Costanzo, che suggerisce di limitare il transito ai mezzi pesanti nelle fasce orarie di ingresso e uscita da scuola e negli stessi orari far transitare un mezzo più piccolo dell'ATM. Le sue proposte sono già sui tavoli del dirigente dell'assessore alla viabilità e del direttore dell'azienda trasporti. Sperone resta in attesa di una risposta.